È stato firmato presso la Certosa di San Lorenzo l'accordo di valorizzazione tra il Comune di Padula e il Polo Museale della Campania per la valorizzazione del sistema museale locale di Padula, costituito dal grande attrattore sito UNESCO Certosa di San Lorenzo e dai beni culturali presenti nel territorio comunale. L'accordo è stato stipulato presso il monumento certosino tra il sindaco di Padula, Paolo Imparato, e la direttrice del Polo Museale della Campania, Anna Imponente, alla presenza di Emilia Alfinito, direttrice della Certosa, e definisce la gestione integrata e il coordinamento delle attività di valorizzazione tra il Comune di Padula e il Polo Museale della Campania. L'accordo consiste in una card che darà la possibilità di gestire questo luogo da parte del Comune, gestirlo dal punto di vista della bigliettazione e insieme dare la facoltà di visitare anche le bellezze della città e del territorio. L'obiettivo è di far conoscere meglio la ricchezza non solo della Certosa ma anche del territorio circostante, delle bellezze culturali che sono attorno a questo luogo. Con la Certosa di Padula, per valorizzarla, a parte questo accordo, che cosa avete in programma come polo museale? Come polo museale abbiamo una mostra che si chiama Il Cammino delle Certose e che vedrà insieme Padula con San Martino di Napoli e la Certosa di San Giacomo a Capri. Lei ha parlato di finanziamenti per la Certosa. Ci sono dei finanziamenti cospicui, dei fondi europei di 8 milioni di euro che consentiranno di fare dei lavori importanti di tutela ma anche di valorizzazione di questo luogo. Come saranno utilizzati in particolare? C'è un progetto che è in fase di ultimazione proprio in questi giorni e che vedrà protagonisti sia il recupero di alcuni spazi ancora non usati che una migliore fruizione di questa certosa da parte del pubblico, grazie all'innovazione tecnologica e ai mezzi che ci consente la nostra contemporaneità. Siccome abbiamo a disposizione ben 25 ettari di territorio demaniale qua attorno, un'idea potrebbe essere quello della ripresa della biodiversità, riprendere colture originarie, e questo darebbe anche molto lavoro ai giovani e credo grande entusiasmo. Veramente io sono contento di quello che è uscito fuori da questo accordo. Naturalmente questo accordo è uno dei primi in Regione Campania. Stamattina abbiamo sentito la dottoressa Imponente che ha detto c'è una prima esperienza a Capri, quindi noi siamo i secondi. Abbiamo perso qualche mese, qualche settimana, ma l'abbiamo fatto proprio per fare le cose per bene, nella massima trasparenza, tant'è vero che oggi, oltre ai firmatari, ci siete voi della stampa. Vi assicuro che l'amministrazione comunale ha fatto l'interesse dei cittadini di Padula, della comunità padulese, del nostro territorio. Se cresce Padula, se cresce l'accordo di valorizzazione, cresce tutto il territorio a sud di Salerno. Concretamente questo biglietto unico, qualche anticipazione? Non ti dirò tutto, ma c'è un biglietto di 10 euro, una carta di 10 euro, vale da 48 ore, che ti dà la possibilità di visitare la Certosa e tutto il patrimonio Museo Petrosino, Museo Multimediale e quant'altro. Ripeto, è una sfida, noi dobbiamo mettere non una, due, tre navette che pigliano i turisti e le portano nel centro storico, perché devono crescere anche le attività che sono nel centro storico. Il nostro compito è quello di mantenere un comune pulito, di far crescere la cultura dell'accoglienza e della fruizione. Noi dobbiamo essere estremamente gentili con il turismo. C'è un biglietto di 8 euro che ti dà la possibilità di visitare la casa bassa di proprietà comunale e i 4 euro alla Certosa. C'è per quanto riguarda i giovani da 18 a 25 anni, ci sono degli sconti come prevede la legge. Non parliamo dei disabili che possono entrare gratis sempre, vogliono venire nel centro storico, c'è la massima disponibilità. C'è qualche altro, ma noi domani l'accordo di valorizzazione firmato sarà pubblicato sul sito del Comune, perché noi amministriamo nella massima trasparenza.